Per noi è arrivato il giorno della grande scelta. Per ogni nuovo capitolo che inizia, ce n'è un altro che si conclude. E non è facile capire se è davvero arrivato il momento di voltare pagina. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Nell'episodio precedente abbiamo visitato la meravigliosa città di Trani e siamo approdati tra le baie del Gargano. Oggi cerchiamo di capire cosa fare del nostro futuro e ci prepariamo al meglio per affrontarlo. Ciao amici, abbiamo trascorso una bellissima giornata, due giorni bellissimi qui a Cala del Fico, una delle baie del Gargano, e adesso stiamo dedicando un po' di tempo a studiare carte, portolano, meteo per decidere quali saranno le nostre prossime tappe. La scelta da fare era tra continuare a veleggiare verso nord lungo la costa italiana oppure attraversare l'Adriatico per approdare in Croazia. Proseguire lungo la costa italiana ci avrebbe consentito di visitare nuove regioni e vivere una vita confortevole, quasi sempre in porto, poiché la nostra costa è piatta e non offre alcuna protezione per fermarsi all'ancora. Sicuramente sarebbe stato bello completare la circumnavigazione dell'Italia che abbiamo iniziato nel 2021 in Liguria. Ma considerando il costo di così tante notti in porto, il nostro budget non ci avrebbe permesso di continuare a navigare a lungo. Ci sono tantissime cose di cui tener conto. Per ora quello che abbiamo deciso è che ci godremo ancora questo pomeriggio, questa sera e domani mattina qui, e poi ci sposteremo verso Vieste. Siamo per lasciare questa bellissima rada del Gargano, salpare l'ancora e navigare verso Vieste, dove entreremo in porto, ci vorranno circa 2 ore. E poi da lì definiremo come muoverci. Prima dovremo fare un sacco di preparativi, quindi andiamo! In navigazione abbiamo continuato a discutere sul da farsi. La seconda opzione era quella di perseguire il nostro grande sogno, il sogno spinti dal quale abbiamo mollato gli ormeggi da riposto. Vivere sempre fuori dai porti, in rada, in libertà, all'ancora in mezzo alla natura selvaggia. Ciò non è possibile sul lato italiano dell'Adriatico, dove non ci sono rade ridossate a parte quelle che abbiamo già visitato. Per fare questo tipo di esperienza nella natura occorre attraversare l'Adriatico ed andare in Croazia. La Croazia, vista dall'alto della carta geografica, ci è sembrata una terra promettente per realizzare il nostro sogno. Ci sono oltre 1000 isole immerse nella natura, ciascuna delle quali offre molte possibilità di ancoraggio e protezione da tutti i venti. Ma anche vivere sempre in rada, per quanto bello, comporta rischi e sacrifici. Occorre razionare acqua e cibo perché non si ha la certezza di poter far rifornimento se non pagando i prezzi esorbitanti dei porti croati. E vivere all'ancora significa tollerare qualsiasi condizione meteo avversa, spesso non dormire la notte, non essere liberi di scendere a terra quando lo si desidera, ed essere sempre un po' in pensiero per la barca. Quella in Croazia sarebbe una vita in barca molto diversa e più impegnativa di quella che abbiamo vissuto fino ad ora. Qualsiasi scelta comporta delle rinunce, questo è certo. La parte del Gargano che abbiamo costeggiato per arrivare a Vieste ci ha regalato scorci meravigliosi. Le scogliere sono disseminate di grotte, molte delle quali erano già abitate nella preistoria da tribù che vivevano a stretto contatto con la natura.
ed osservare questi luoghi dalla mia alba ha fatto viaggiare la mia fantasia verso un mondo antichissimo, in cui i nostri lontani antenati veneravano gli spiriti della sacra foresta Umbra e chiedevano loro il permesso per utilizzarne le risorse. Coglievano bacche per creare tinture con le quali tracciavano segni nelle gallerie di roccia, forse per comunicare con quelle stesse divinità. Erano uomini e donne della foresta, ma anche gente di mare, che si procacciava cibo facendosi strada nel mondo sottomarino. Attraverso l'occhio della mia mente ho visto scene della loro vita quotidiana in armonia con la natura. Ed io, cittadina moderna, ho capito che quei popoli che chiamiamo primitivi oggi avrebbero molto da insegnarci. Ed è stato ammirando questi luoghi che io e Mess abbiamo sentito ancora una volta la voce della natura selvaggia che da lontano ci chiamava. Il nostro sogno è sempre stato vivere tra le sue braccia. E così abbiamo deciso che dopo Vieste avremmo messo da parte le nostre preoccupazioni e avremmo attraversato l'Adriatico per andare in Croazia. Mentre Alba solcava le ultime miglia di questa tappa, la foresta si diradava lasciando spazio a centri abitati e spiagge. E ben presto le bianche mura di Vieste fecero capolino dal mare blu, lasciandoci a bocca aperta. La Puglia è così, ne ammiri la natura pensando che non ci sia niente di meglio, ma poi ti accorgi che anche l'opera dell'uomo non è da meno. E ci è venuta un po' di malinconia l'idea di lasciare questa terra. Avremmo voluto che questo capitolo della nostra avventura includesse anche la visita alle isole Tremiti. Purtroppo però, nonostante molta ricerca e vari tentativi, non ci è stato possibile metterci in contatto con i gestori delle fantasmagoriche boe per l'ormeggio nell'arcipelago, facendoci dubitare della stessa esistenza di queste boe. E molti altri diportisti ai quali abbiamo chiesto consiglio ci hanno raccontato storie orribili di ancore incagliate e perse nella miriade di catene e rottami abbandonati sul fondale della rada. E non saremmo neppure potuti scendere a terra entrambi in sicurezza. Un vero peccato. Sarebbe bello se tanto le Tremiti quanto molte altre zone marittime fossero più organizzate con campi boe per ospitare il turismo nautico. Siamo arrivati a Vieste, ci siamo appena ormeggiati in porto, sono le 11.52, quindi quasi mezzogiorno, e questo pomeriggio abbiamo tantissime cose da fare, più o meno importanti. Messi deve andare a tagliare i capelli, è ora che ci dia un taglio, soprattutto prima di andare in Croazia, così è anche più comodo. E io voglio andare a fare una power walk, perché poi non so nei prossimi giorni, insomma non so che routine avremo nei prossimi giorni, e poi dobbiamo andare a fare la spesa, fare gasolio, riempire l'acqua, dare una sciacquata alla barca, pulire, fare un po' di meal prepping e fare un sacco di cose burocratiche per poter entrare in Croazia domani. Quindi da fare ne abbiamo. Dopo aver mollato Mess dal parrucchiere, ho camminato per diversi chilometri sul lungomare di Vieste. Sono andata a rendere omaggio a Pizzo Munno, il bellissimo giovane del quale le sirene si erano innamorate e al quale, per gelosia, avevano sottratto la fidanzata. Eccolo qui l'innamorato, che per il dolore di averla perduta si tramutò in un monolite di pietra. Sono poi salita al castello Svevo, sono passata dal Duomo e mi sono avventurata nel labirinto di carruggi e vicoli che mi hanno ricondotta al porto, dove ho avvistato un bel vichingo che andava a fare gasolio.
primo round di cose da fare è andato bene, io ho fatto la mia power walk, ho fatto anche un giro nella parte alta della città a mezzogiorno e mezza, quindi morivo di caldo, oggi è la prima giornata calda che abbiamo avuto, e Mess è riuscito a tagliarsi i capelli, grande reveal. Soddisfatto? Sì, tanto, sono sì. Bravi Puglia a tagliare i capelli. Sicuramente molto più bravi di me, di come te li avevo fatti io. No, sei brava. No, sono belli, belli, mi piace. E adesso, anche se in realtà siamo stanchissimi, siamo pronti per il round numero 2. Dobbiamo andare a fare una bella spesona per fare cambusa, non vogliamo fare spesa in Croazia. E poi dobbiamo andare a comprare un mulinello da pesca, perché il nostro mulinello della canna da traina si è rotto durante l'ultima traversata. E poi dell'olio per fare manutenzione ad una parte dei winch, in particolare c'è un winch che fa un po' un brutto rumore e ha bisogno di manutenzione. E poi cos'altro? Penso sia tutto, più o meno. Celebriamo la nostra ultima serata in Italia, almeno per ora, con un gelato, e quindi andiamo a cercare il gelato migliore di Vieste. Abbiamo mangiato un ottimo gelato e anche questo fa parte dei preparativi importanti prima di lasciare l'Italia. Ci siamo alzati alle 3:40 e alle 4 ci stavamo già lasciando Vieste alle spalle. Tra le tante isole della Croazia meridionale abbiamo scelto di fare rotta su Lastovo, un parco naturale dalla natura selvaggia dove speravamo di trovare una baia ridossata dal vento previsto per i giorni successivi e di iniziare bene questo nuovo capitolo. Quella da Vieste è stata una partenza emotiva, in cui l'entusiasmo per la nuova avventura che stavamo per intraprendere in Croazia si fondeva con la gratitudine per quella appena conclusa in Puglia. E così eccoci in navigazione verso la Croazia, non mi sembra vero. È una navigazione molto tranquilla, riusciamo a fare un pochino di vela, non c'è praticamente traffico. Abbiamo incrociato un paio di navi, un paio di pescatori, ma adesso non si vede proprio nessun'altra imbarcazione all'orizzonte. Speriamo che almeno i delfini ci vengano a trovare. Anche se non è una navigazione lunga, sono soltanto 60 miglia e la prima navigazione che abbiamo fatto in questo viaggio è stata di 130 miglia, quindi oltre il doppio. In realtà la sensazione è un po' diversa perché comunque attraversiamo un intero mare, cioè l'Adriatico per largo, dall'Italia alla Croazia, e perché cambiamo stato, quindi usciamo dall'Italia ed entriamo in un nuovo paese in cui dovremo sbrigare una serie di pratiche. Diciamo che è un salto che fa un po' effetto, io sono molto emozionata e tra poco penso che isseremo la bandiera perché stiamo per entrare in acque croate.
quasi in Croazia, io non sto più nella pelle. Tu come ti senti? Mi sento molto emozionato, abbiamo aspettato questo momento per tanto tempo e finalmente siamo qua. Quasi. No, siamo in Croazia comunque. E non vedo l'ora di esplorare questo arcipelago. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Mi aspetto tanti posti, isolette selvaggi, e una natura molto diversa di quello d'Italia. E poi mi aspetto tranquillità, sì. Momenti felici. Certo. È il momento di stare la bandiera di cortesia croata. Very excited. It marks the entrance to a new country. Nice. La gioia di avvistare terra, la Croazia che tanto sognavamo di visitare, è stata grande. E proprio quella gioia ci ha fatto capire di aver fatto bene a mettere da parte le nostre apprensioni e navigare verso il nostro sogno. Ogni capitolo che si chiude nel libro della nostra vita ci dona consapevolezza ed esperienze che ci porteremo dietro per sempre. E se è stato un bel capitolo, esso accresce l'entusiasmo che proviamo nel voltare pagina per assaporare il successivo. E magari ci ispira anche a tornare indietro in futuro per riscoprire i precedenti. Il bello è che trattandosi del grande romanzo della nostra esistenza, noi ne siamo sia autori sia lettori. E così, giorno dopo giorno, riga dopo riga, siamo noi stessi a comporre questa poesia e ad emozionarci ancora di più quando la leggiamo. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui tra gioie e dolori scopriremo se la vita che abbiamo scelto in Croazia fa davvero per noi.